Sì, è vero, io non penso che gli immigrati sono perfetti. Prima di tutto, gli immigrati sono persone, singoli, tutti diversi tra di loro. Ci sono persone oneste, ci sono delinquenti, ci sono persone affettuose, ci sono persone aggressive, c'è tutto. Però è vero, in generale, tramite la mia esperienza, tanti, non tutti, ma tanti immigrati hanno un obiettivo solo: fare rapidamente, più rapidamente possibile, fortuna, un po' di soldi, e pensano solo a quello. Poi dipende, c'è chi vuole stare qui per un breve periodo. Non si interessa di niente altro che lavorare, lavorare, lavorare e accetta qualsiasi condizione. Chi si è reso conto che rimarrà qui per sempre o forse per tanti anni, allora incomincia a pensare che bisogna migliorare la situazione e diventa più consapevole e soffre di più le ingiustizie. E allora alza la voce, si ribella. Però forse la cosa più grave è che la maggior parte ha paura. Finché c'è il ricatto che qualsiasi cosa di sbagliato faccio, non perdo solo il lavoro, ma anche il pezzo di carta e possono cacciarmi via, la paura è il problema numero uno. Prima di tutto, Todo Cambia vuole continuare a lottare per i diritti degli immigrati affinché siano riconosciuti come cittadini. Per questo noi facciamo iniziative di mobilitazione, per questo collaboriamo con tante associazioni, partecipiamo a una rete a livello italiano che si chiama Comitato Immigrati in Italia, con tante associazioni dove chi decide le mobilitazioni, le lotte da fare sono gli immigrati. Quando ci sono le riunioni del Comitato Immigrati in Italia, io, che sono il presidente di Todo Cambia, ma sono italiano, non ci vado, mandiamo i nostri delegati che sono tutti immigrati. Questo è un primo aspetto, continuare questa lotta, cambiare la legge, dobbiamo cambiare la legge in Italia. È cambiato il governo, forse si riuscirà, ma noi non siamo sicuri, non abbiamo fiducia cieca, quindi continueremo a insistere, a stare attenti, a fare proposte, ma non vogliamo solo chiedere e dire no, questo non va bene, questo non ci piace. Fare opposizione. Insieme ad altre associazioni stiamo pensando che è il momento che sia gente come noi, cioè immigrati e italiani solidali e antirazzisti, a scrivere una nuova legge e a proporla al Parlamento. Questo è un piano. Poi abbiamo tanti altri progetti culturali ed è il lavoro più lungo, cambiare la mentalità. Perché ci vuole un lavoro quotidiano di anni, forse di decenni, per cambiare. E questo progetto è fatto di tante piccole cose. Noi abbiamo l'idea di, lo dice il nome, Todo Cambia, vogliamo cambiare tutto, ma non pensiamo che si può fare una rivoluzione in 2 giorni. Bisogna fare una specie di rivoluzione culturale per cambiare la mentalità degli italiani e degli immigrati che non hanno consapevolezza, ma va fatta come gocce nel mare, una a una. È molto lento e non sappiamo se ci riusciremo, quando ci riusciremo, ma noi abbiamo voglia di continuare. Todo cambia.
solo en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.